La World Cup dei dinghi 12 a Porto Rose in Slovenia. Manca meno di un minuto, amici, alla partenza di questa prima prova qui a Porto Rose in Slovenia. La flotta che sta partendo, la vedete ormai sgranata sulla linea, è quella dei dinghi moderni, quindi di vetroresina o di vetroresina e legno. Sono 35 barche in questa flotta, ci sono anche un polacco, due sloveni ed un croato, per il resto tutti italiani. Partita la prima regata di questa World Cup dei dinghi 12 qui a Porto Rossi in Slovenia. Tra poco partirà anche, seguiremo anche la partenza della flotta dei classici. Pochi istanti dalla partenza, amici, di questa prima prova anche per i classici, una flotta di 67 barche, quarta prova, quarta tappa della Swiss and Global Cup. Vediamo Giorgio Poggi che sta partendo per primo praticamente in boa, anche in questo caso la flotta ha favorito il pin end della linea di partenza. Ecco Giorgio Poggi, dietro di lui ci sono due olandesi in questa flotta, va ricordato ci sono ben 9 olandesi, 2 tedeschi, uno svizzero, uno sloveno, un canadese, un irlandese e ben 2 giapponesi. Siamo sulla boa della prima bolina della flotta dei dinghi 12 moderni, è passato in testa
con Slovenia 3 Peter Podunavac. Sono i primi due, quindi Poggio e De Groot hanno preso un buon vantaggio. Vedete Giorgio Poggio ormai sempre più confidente dal pin a questo suo dinghy classico che sente sempre più suo. Vedete in questa straorsa, attenzione, forse riesce a evitare la scuffia. 22.40, Carlo Bocchino riesce per un pelo a evitare la scuffia. Vediamo incrociare i primi della flotta dei classici, sempre in testa Giorgio Poggi con un discreto margine di vantaggio. Paolo Dominioni, la barca che aveva scoppiato e che già avevamo visto in precedenza in difficoltà. L'arrivo della prima prova per quanto riguarda i dinghy moderni con la vittoria di Slovenia 3, Peter Podunavac. Le vostre sensazioni di questa regata? Bella, c'era abbastanza vento, però in due si va meglio sicuramente con più vento. Cos'è la vela per questa famiglia? Ma direi quasi tutto, perché è il collante di una bella famiglia. Allora, Dublino ragazzi, dall'Irlanda. It's your first time here in Slovenia? Yes. And what do you think about dinghy sailing? I like dinghy sailing, it's fun. Perché ha scelto un dinghy di legno? Ma a parte la tradizione, io vengo dal dinghy di legno perché è stata una delle prime barche che ho usato da ragazzo e chiaramente mi ha portato per tutta la vita. Il dinghy di legno c'ha l'anima, il dinghy di plastica no. Ma perché è una barca un po' diversa dalle altre, perché è così, un po' un ritorno al passato. Well, it's nicer, I think. It's nicer to look at. Perché è naturale, 100% legno. Poi mi trovo meglio che con quello in vetro resin. Decisamente di legno, perché io il primo che ho conosciuto era di legno e non aver preso la plastica sicuramente. Devo dire la verità, a tutti i costi, io volevo venire in plastica e lui mi ha costretto a venire in legno, quindi chiedete a lui. Ci spieghi perché il dinghy di plastica? Perché impermeabile naturalmente,
perché indistruttibile, perché più galleggiante. Perché abbiamo deciso di prendere una barca, abbiamo trovato questa qui da comprare, abbiamo comprato Nerone, ci piaceva il nome. È meno impegnativo il plastica. Ho 80 anni e vado in dinghy, forse sono un'eccezione. Due medaglie olimpiche e ritrovarsi sul dinghy, perché di plastica, Dodo? Di plastica perché quest'inverno, quando si è formata la flotta a Venezia, mi hanno prestato un Lilia di plastica. E Lilia era l'ultima star che io avevo avuto nell'88, quando ho vinto le selezioni di Seul col grande Pera, che aveva fatto la star per noi e lavorava da Lilia, e così è stato un misto di sentimenti e di ritorni. Diciamo che ci sono grandi comodità, ma basta. Una domanda veramente topica, poi tu sei il personaggio. Dinghy di plastica, dinghy di legno, dinghy misto di plastica e legno come il tuo. I motivi di queste scelte? Allora, intanto il dinghy è uno solo, prego inquadrare qua. E dipende dalle affinità elettive, ti piacciono di più le rosse, le bionde o le nere?